Chiariamo una cosa. Gli ignoranti hanno il diritto di parlare, quindi Dadobax può parlare. Nessuno li deve, lo deve zittire o deve dire che non può parlare. Può dire quello che vuole, nonostante sia ignorante, ovvero colui che ignora Final Fantasy VII. Per quanto mi riguarda, Dadobax ha fatto bene a dire quello che ha detto, essendo una persona libera e in una democrazia con la libertà di parola, può dire quello che vuole. Anche se ignorante, può esprimersi. Nessuno gli deve negare questo diritto. Che poi si è meritato il blastaggio da parte della community di Final Fantasy, quello non ci piove. Perché qui, Dadobax, caro, si parla di un remake, non si parla di un reboot, perché si tratta di un remake. Re-make, ti dico in italiano, rifacimento. Si presuppone che alcune caratteristiche rimangano invariate, perché si parla di un rifacimento. È giusto che sia stato cambiato il sistema di gioco, non me ne lamento, va bene che sia un action. Quello non mi sembra un GDR manco per il cazzo, ma solo un gioco action è un altro discorso. E che il personaggio principale sembri Barrett è un altro discorso. Ma essenzialmente da un remake ti aspetti la ricreazione di quello che era il passato, in passato il gioco. Quindi mi aspetto almeno che la trama sia similare, che i personaggi siano rimasti invariati su alcune caratteristiche. Quindi, per l'appunto, quello che tu consideri cringe, imbarazzante da guardare, Barrett, è proprio così che io, fan di Final Fantasy VII, me lo immaginavo da bambino quando vedevo quei muri di testo. Cioè, se mi avessero detto che Terry Crews avesse interpretato Barrett, io sarei stato non felice, ma di più a quel tipo di porsi, modo di porsi, e io lo immaginavo nella mia testa ogni volta che leggevo quei muri di testo con Barrett. Io mi immaginavo una voce di questo tipo, mi immaginavo un Terry Crews. Per noi fan di Final Fantasy VII, quello che abbiamo visto è stato un colpo al cuore. Cioè, solo quel Barrett vale l'acquisto del gioco, cioè potrebbe valere l'acquisto del gioco da parte mia. Quindi, quando sei andato ad attaccare quella parte del gioco, sei andato ad attaccare la community, dimostrando che non sai a che gioco ti andavi ad approcciare. Ok, ci sta. Essendo un remake, la gente è a conoscenza di quello che va a comprare, o perlomeno buona parte della gente, e si aspetta il gioco fatto in un certo modo. Se fosse stato un reboot, era un altro discorso. Mi sarei stato zitto, me lo sarei tenuto il gioco. Sai, Dante di Devil May Cry, se fosse diventato un bimbo minchia, o la cazzuta Lara Croft, la donna con le palle quadrate, un simbolo di femminismo, si fosse trasformata in una donna non per niente coraggiosa, debole, da stereotipo del patriarcato, che attraverso la sofferenza e le difficoltà esce le palle, non è nata con le palle quadrate come donna. Non è successo questo in Final Fantasy VII, quindi dovevi, prima di parlare, conoscere il titolo a cui andavi ad approcciarti. E poi comunque è un titolo della tua generazione, non sei Clash Royale Master 07. Sei Dadobax e sei dell'89-88, credo. Quindi sei uno che comunque l'ha vissuta quell'epoca e sa l'importanza di questo titolo. E soprattutto il Blast, te lo sei meritato tutto e ci sta. Ma poi fa parte delle regole del gioco, come ho detto, tu hai fatto bene a dare la tua opinione, però è anche giusto che ti becchi il blast. La cosa che più mi ha dato ai nervi è che ti sei lamentato anche della gente che ti ha blastato. Io, per esempio, faccio parecchi video in cui spiego perché mi fa schifo alla merda The Last of Us. Sintetizzando, le mie più opinioni principali è il fatto che la trama sembra uno di quei filmetti americani che mandano su Italia 1 di serie B, sai, quei film romantici che parla dell'amore, delle relazioni umane. Sai, quei filmetti così scontati, con una trama scontata, col sacrificio, col cambiamento del burbero, del vecchio burbero in buono, perché ha subito
un po' come Dawson Creek, che ne so, Settimo Cielo, i Cesaroni, sai, quel tipo di trama. Io quando ho giocato a Last of Us, la prima cosa che mi è venuta a pensare ogni volta che c'era un cliché del tipo di questa tipologia di telefilm e film. Sarà che io sono un mega fan di Dawson Creek, quindi so per bene tutto quel tipo di dinamiche per tenerti incollato allo schermo. Quindi mi ha annoiato, anche perché è un titolo del 2012, usare cliché degli anni 90 a me non piace. Questa è la prima critica. La seconda critica è che le meccaniche di gioco di The Last of Us non sono né carne né pesce. You're walking around picking up ladders and climbing up stupid ass ledges and watching cutscenes of people climbing up ladders. There are probably over fucking 100 ladders in this game. This is not fun, Naughty Dog. This is brain dead fucking nothing. This is monotonous horse fuck. E ogni tanto ci si ricorda forse di sparare, che è anche un gioco survival e stealth. Ecco, io quando faccio queste critiche a The Last of Us, sono a conoscenza che mi vado a scontrare con una community affiatata, appassionata, perché so bene che The Last of Us, se non erro, sta nella top 100 o nella top 50 dei giochi più venduti di sempre. Ed è l'unico esclusiva Sony PlayStation. Quindi ogni volta che faccio un video, se trovo un commento di odio, so il motivo e non mi offendo. Sarebbe stupido da parte mia offendersi per quel commento. E poi parliamoci. La community di Final Fantasy con te è stata educatissima. Non è stata tossica come è con me tutte le sante volte la community di Last of Us. Avrò parlato, avrò discusso seriamente e approfondito la materia di Last of Us con due o tre fan. Gli altri solo insulti mi sono beccato. Magari i fan The Last of Us fossero fighi quanto quelli di Final Fantasy. Io ne sarei orgoglioso di poter leggere un sacco di commenti con la gente che mi spiega il perché gli piace The Last of Us, perché lo trova interessante. Ovviamente quei pochi con cui ho parlato mi hanno raccontato la storia, ed effettivamente ci può stare, perché io da ragazzino amavo Dawson Creek, quindi ci può essere che ci sono altri appassionati di quel tipo di storie, di storytelling. Ci può stare, che quel tipo di storytelling piaccia. A me non piace. Quindi non avere storytelling, non avere gameplay, il gioco non mi piace per niente. Però almeno ho appreso il perché ai fan piace. Sono entrati in discussione. Bella la discussione. Però, per l'appunto, per avere questi tre commenti mi sono beccato un sacco di tossicità. Ma ne ero a conoscenza, cavolo. Dado, stiamo su internet e tu lo sei, ci sei più di me. Da quando facevi quelle fiabe stile Francesco Sole, il precursore di Francesco Sole sul web, tu hai portato il format di Francesco Sole prima di Francesco Sole, quindi tu stai da parecchio sul web e ci sei ancora. Quindi sei un veterano, mi fa strano che ti infastidisci se una community si rivolta contro di te. Fa parte delle regole del gioco, cavolo. Anzi, devi essere contento, è stato bellissimo leggere tutti quei commenti in cui ti cercavano di far apprezzare Final Fantasy. Cioè le persone non ti dicevano, uè, pezzo di merda, come osi insultare Barrett? No, tutte le persone cercavano di spiegarti, guarda che ci sono anche scene peggiori in Final Fantasy, tipo quella del bagno o quella del porto. Cioè, sono state gentili, era bellissimo, anzi quel video è bellissimo tutt'oggi, perché chi vuole avvicinarsi alla cultura di Final Fantasy, soprattutto di Final Fantasy VII, sotto quel video ci sono un sacco di persone appassionate che con il cuore in mano ti cercavano di far capire perché è bello Final Fantasy. Magari ce ne fossero altrettante che mi vengono a spiegare il perché è bello The Last of Us. Okay. Better than that guy.
search him. I'll take care of his buddy and then we quit this place. Bingo.